Piove, o meglio grandina. Sto risalendo questo sentiero in mezzo al bosco, dove ci sono impronte di caprioli e me ne è anche passato uno poco fa di fronte. Questa è una fatta di capriolo, questa qui. Secca, non è fresca. Finocchiello selvatico. Buono. Laggiù all'orizzonte si vedono i campanili di San Gimignano, molto lontano. Adesso sono più o meno dalle parti della località di Renai, che è una piccola frazione in collina tra Montespertoli di là, Castelfiorentino di qua e Certaldo di là, sulle colline della Valdelsa. Qui a circa 1 chilometro in linea d'aria, sulla collina di là successiva, c'è il castello di Cabbiavoli. Sull'altra collina che guarda più o meno ad ovest c'è il castello di Oliveto sul Monte Olivo. E poi nel mezzo tra queste due colline con questi due castelli c'è la valle chiamata il Pian Grande, che porta fino alla Canonica, che è un antico convento, e superata la collinetta della Canonica c'è Certaldo, il comune di Certaldo, che è stato il paese dove è nato Boccaccio, quello che ha scritto il Decamerone. Spero che qualcuno lo conosca, perché è divertente. Questo poggio qua in cima, proprio la punta, questa, con questa casa in cima, se non mi sbaglio è chiamato Poggio al Cielo, sì, Poggio al Cielo, e praticamente la valle di là, da questa collina, c'è il paese di Castelfiorentino. E questa piccola collinetta con questa vetta viene chiamata appunto Poggio al Cielo. E quindi la valle di là successiva, quella più grande, è la Valdelsa con il fiume Elsa, che viene irrorato da tutte le acque provenienti da tutte queste piccole colline che scendono giù e solcano tutte queste valli, vallettine, calanchi, eccetera. Laggiù non so se con la risoluzione della camera si vede perché c'è molta foschia, sta piovendo, a volte vengono dei gocciolini tipo grandine, a volte il vento sposta le nuvole e esce il sole, quindi è un po' variabile, però c'è molta foschia. Non so se si riesce a vedere, però laggiù, proprio in questa direzione, affiorano i calanchi di Certaldo, i famosi calanchi di Certaldo, che sembrano tipo le balze di Volterra, un po' più piccole, però sono molto caratteristici. Sono proprio dei calanchi, delle pareti molto alte di tufo, quindi di pura terra di tufo, con in cima le vette molto scoscese, subito a precipizio, con un po' di vegetazione sulla cima, giù nel fondo. E queste pareti invece sono pure di terra, di tufo,
che è, diciamo, una terra tipica della Val d'Elsa e diciamo anche abbastanza in generale di un po' tutta la Toscana, centro.